opere, questo è proprio il nostro dono di Natale, proprio fatto alla vigilia di queste feste. Siamo riusciti ad organizzare questo incontro, sapete che sia Alessandra che Bruno Gambarotta vengono da Torino, quindi troveranno comunque già in giro per i loro studi, la loro promozione, e quindi hanno trovato questo spazio per noi. Siamo contenti di averli nella nostra sala da ballo, che quindi è il posto più indicato per loro in questa giornata, nella quale parleremo non solo dei 60 anni della televisione, ma ricorderemo, faremo un accenno, un inizio alla figura di Claudio Gentava. Ringraziamo Elena Congiglione di essere con noi, di iniziare magari giusto un piccolo percorso insieme, per ricordare non solo il lavoro del grande critico cinematografico, ma può darsi che inizieremo anche magari un discorso proprio sul lavoro di Elena, perché mi permetto di nominarla così con confidenza, perché ho avuto modo di parlare di lei con Claudio Berchieri, che collaborerà con noi all'allestimento della nuova mostra che faremo sulla Prima Guerra Mondiale tramite il fumetto, e so che appunto hanno lavorato insieme e so appunto l'impronta che la Congiglione ha dato come vignettista, come disegnatrice. Quindi lasciando questa speranza di poter in qualche modo ricordare il suo lavoro, direi che è il momento di parlare proprio della televisione. Abbiamo la presentazione di questi due bei libri nuovi, uno di Alessandra Comazzi, La TV che mi piace, e quello di Bruno Gambarotta, Ombra di Giraffa, che è una delle immagini che ricordo con più simpatia quando si vedevano gli sceneggiati, quando c'era quest'ombra che poi si riusciva a ricondurre nel microfono. Quindi io passo la parola a loro, ringrazio Oreste, il buono, che presenterà loro, ma credo che parlerà anche proprio. Nel ricordo del 60esimo della televisione, che è un po' la storia della comunicazione di questo ultimo passaggio da un secolo all'altro, quindi con tutti i cambiamenti. Ringrazio Paola Rossi, che è la nostra collega che ha fatto sì che si potesse organizzare al meglio in queste giornate questo incontro, e direi di lasciare assolutamente la parola. Grazie a tutti. Celebriamo questo sessantesimo compleanno un po' in ritardo, un po' in zona Cesarini, perché il 14 sta per finire e, come ha detto prima la professoressa, incombe il 15, perché il 15 scoppia la Prima Guerra Mondiale per l'Italia e dovremo festeggiare anche quella. Ma per gli italiani, per l'unità d'Italia, è stata più importante la Prima Guerra Mondiale o la televisione per fare la vera unità degli italiani? E io proprio non ho esitazioni a rispondere che è stata la televisione, perché la Prima Guerra Mondiale è servita a rimescolare le regioni, le classi sociali, i quelli del sud che sono andati nel nord e siamo diventati tutti un pochino più fratelli, si fa per dire. La televisione ha fatto molto di più, perché la televisione unificato la lingua, ha insegnato l'italiano a chi parlava solo il dialetto, il maestro Manzi, le annunciatrici e tutte qua, ha insegnato l'italiano, ha insegnato un po' la convivenza civile. Pensate cos'è stata Tribuna Politica, quella Tribuna Politica è stata una grande palestra di democrazia, persone, partiti, gente che si era accoltellata fino a pochi anni prima, che si trovavano insieme
anche e soprattutto per ricordare Claudio Di Fava, che è scomparso da poco, che poi molti di noi conoscevano personalmente, ma in qualche modo anche lui è entrato negli extraterreni, è entrato negli immortali, perché continuiamo a rivederlo, grazie a quei programmi che la terza rete rimanda continuamente, tipo i sketch e via dicendo, diventano tutti questi personaggi, tutti contemporanei e tutti giovani o quasi giovani insieme. E questo è, un effetto un po' allucinatorio, però benevolo, secondo me benefico, no? che fa la televisione, di metterci in continuo comunicazione con chi non c'è più, con la nostra memoria, di creare questa memoria come una grande biblioteca universale a cui tutti attingiamo in qualche modo. Sarà sempre così fino a quando sarà la guerra atomica, un'invasione dei barbari, qualcosa che distruggerà tutte le biblioteche e le biblioteche del mondo. Ed è bello festeggiare, questo è bello, è appropriato in qualche modo, celebrare questa festa, che diamo una festa, in questo ex Grand Hotel. Questo ex Grand Hotel, dove che non è soltanto una biblioteca, come vi è stato spiegato, è una biblioteca non dell'università, ma del Ministero dei Beni Culturali. Quindi una cosa più romana, in qualche modo, più nazionale. Ma questo Grand Hotel dove sono passati tanti attori, tanti registi, e se avete memoria ricorderete quel film Profumo di donna di Risi con Gassman, una scena era proprio girata qui. C'era Gassman che era un ufficiale cieco nel senso di non vedente, e era accompagnato da un attendente che era Alessandro Mo, te lo ricorderai, forse quell'attore che è morto immediatamente dopo quello che aveva fatto in un incidente di moto, bravo, aveva fatto anche quello di Malizia, e poi lo morto. Invece Gassman, sì. E invece Gassman se n'è andato, direi, 15 anni fa, quindi celebriamo anche Gassman, che è stato genovese. Pensate quanti anniversari, quante strane trame si incrociano in questa sala da ballo. Un'altra cosa, quindi ringrazio anche la professoressa che ha pensato per questa celebrazione di invitarci e di invitare due piemontesi, due torinesi che hanno fatto la storia della televisione da posizioni diverse, che sono Gambarotta e Alessandra Comazzi. Perché Torino? Torino perché Torino, intanto Torino è la nascita del cinema, la nascita dell'Italia, la prima capitale, e soprattutto Fava, visto che parliamo di Carlo Città, Fava rimpiangeva e voleva che la capitale fosse sognava che la capitale fosse di nuovo trasferita, dice prima a Firenze e poi a Torino, così le cose andranno meglio, saremo tutti più onesti, e via dicendo. Lo diceva un po' tra lo scherzo e il serio, però era abbastanza serio in questa sua forma di nostalgia sabauda che ha sempre professato, che ha sempre ospettato, ed era abbastanza sincero anche in questo. Allora, Gambarotta ha conosciuto la televisione da varie posizioni, perché è stato nel 62 è entrato in Rai come operatore, quindi è stato dietro la telecamera, poi è stato autore, ma è stato anche personaggio televisivo, lo ricorderete con il programma di Fazio Porca Miseria, e anche in altri programmi di cui ho dimenticato completamente i titoli. Con Celentano parlava, l'ha scritto anche nel libro, scusate, con Celentano faceva dei duetti e lui sosteneva, perché era il partner, diciamo, colto di Celentano. Celentano ha dimostrato che, siccome era abbastanza smemorato, Celentano ha trovato in lui una stampella fondamentale, veramente fondamentale. Era il partner colto di Celentano, non ci sono. Ci sono il l'effetto della coppia era veramente un effetto felice. Ha scritto questo libro, ora smetterò di parlare per questo. Ha scritto questo libro, questo romanzo, che si chiama Ombra di Giraffa, ed è un romanzo, un titolo da neghi e inguiani, penso a Caccia Rossa e altre cose africane. Invece no. E allora? Invece no. Grazie dell'invito, io ho ancora Claudio, quando mi incontrava, l'ho conosciuto lì, quelli due di Cali, non lo conoscevo prima, lui arrivò a Roma.
mi ha sempre solo parlato facendo la voce di Gianni. Cioè, la portata ieri in benissimo, mi sono aprita la volta e va bene. E la relazione di Gianni, con la lente di straordinaria. Una volta a Genova, è salito a Genova, io stavo andando a Roma, a Torino, è salito a Genova anche lui, siamo andati a mangiare al conservatore, al ristorante, alla ristorante, lui era amico del titolare di questo chef, e si è fatto fare dei piatti speciali, apposta solo per me, così tutti quelli che mangiavano, dicevano noi, ci devono portare, ci dicevano anch'io, dicevano solo per voi. Questa cosa di godere dei privilegi è una delle cose più belle della civiltà, insomma, tornando al libro, sì, io ho voluto, avevo voglia di raccontare poi le storie relative alla televisione, agli anni d'oro, agli anni del periodismo, e nello stesso tempo non volevo fare il criticismo, non volevo fare quelli di dare noi sì che eravamo bravi, allora così che eravamo abbastanza profondi. E così mi sono ideato questa storia dove ci sono cinque anziani rai che vanno a dominare il loro collega sopra la gola di giraffa e che sinceramente non si rammaricano perché non viene nessuno dei capi rai a guardare questo grande personaggio, questo grande tecnico del passato. E così decidono di vendicarsi, di ricordare un amore loro, mandano cinque telegrammi a un convegno a cui partecipano i capi dell'azienda, firmandoli con i nomi di cinque registi morti, famosi. Nessuno dei presenti dice di no, che ci sono i vertici dell'azienda, ma ci sono i vertici dell'azienda, ma nessuno dice, ma come mai in poi? Però c'è un giornalista del bravo, bello, intelligente, biologo della stampa, si chiama Alessandra Comanzi, citata con nome e cognome vero, che naturalmente scrive una cronaca di questo convegno. Da notare, lei ha scritto 7.000 articoli sulla televisione. Quei 7.001 lo devo scrivo io nel mio libro, però è appunto quello che è stato letto. E lei dice, certo che questi erano impossibilità di intervenire, sono morti. Però lei dice, è impossibile che il capo della RAI non lo sappia. Dietro c'è qualcosa, c'è un progetto, c'è uno astuto per le mani. Siccome uno dei cinque telegrammi nomina con grande elogio lo stomaco del giraffo, si vede che la televisione è in preparazione uno sceneggiato sui piani delle origini, proprio che ha come protagonista questo tecnico chiamato Omar di Giraffo. È l'unico modo, l'unica spiegazione possibile. L'altra spiegazione sarebbe la totale ignoranza di dirigenti Rai, che è quella vera. E quindi il direttore di Rai Fiction, che si chiama, in realtà si chiama Giancarlo Leone, adesso è il direttore di Rai 1, io lo chiamo Corrado dell'Angelo, ma è lui, dico che anche ha avuto molte difficoltà a farsi assumere in Rai perché a lei non gli capisce più di un Presidente della Repubblica, quindi immaginatevi che ostacoli ha trovato, che difficoltà ha avuto a essere assunto subito come dirigente. E che quale quando legge l'articolo di Alessandra Comanzi spianca, dice dobbiamo tamponare questa gamba. E quindi dà l'annuncio che si farà questo sceneggiato. Non vorrebbe farlo, però c'è una serie di avvenimenti che lo costringono a andare avanti su questa strada e affida la stesura di questo sceneggiato fiction a questi cinque anziani rai, i quali però non hanno mai scritto un copione. E quindi immaginano come può essere una storia, cioè uno dei loro colleghi che è libro si sviluppa tutta una serie di cose. Il titolo è dovuto al fatto che appunto era un difetto che veniva rilevato, cioè, nel senso che nei primi anni non c'erano mai dei microfoni. C'erano solo dei microfoni enormi presi in prestito dalla radio, calati dall'alto, c'era cioè, il traveicolo in studio, le tre telecamere che loro erano molto incombranti, le prime telecamere erano degli armadi. C'era anche questo traveicolo di metallo, di tubi di metallo che dal profilo ricordava il primo giorno, che si è sempre chiamato così, spostato su delle rotelle nello studio da un carrellista e il giraffista seduto su questo traveicolo manovrava un'asta come quella dei pescatori, quelle aste retrattili, no? Che sono una dentro l'altra.
poi faceva come un pescatore, faceva calare questo filo e appeso c'era questo bitocco che calava in mezzo agli attori che dovevano parlare, se non che se l'attore andando in posizione lo sbagliava la collocazione, nel senso che sul pavimento dello studio c'erano dei nastri che segnavano esattamente la posizione che era stata provata mille volte con le luci, tutto quanto. Se l'attore nella concitazione del momento della diretta si spostava, cioè non c'entrava il bersaglio e andava in una posizione sbagliata, quasi sempre quelle luci che venivano dall'alto proiettavano l'ombra del microfono sulla faccia dell'attore. La scienza mi chiamava la luce l'alba, anche se tipicamente era l'ombra del microfono. Questa è la dimensione. Io ho l'impressione di aver visto un altro film americano costosissimo che era l'uomo braccio d'oro. Si vede che poi quando c'è, se ne accorgevano, ma se la cosa era bella, perché non bravo, la lasciavano in questa ombra, questo piccolo difetto. Sì, perché è ovviamente rifare la scena, a poi cosa andare in diretta, non fare niente. Per noi che ci lavoravamo era un dramma, era sempre una ricerca di uno scambio di reciproche accuse, hai sbagliato tu, hai sbagliato lui, le luci non sbagliare. Nelle famiglie non si importava niente. Io stavo ancora con i miei genitori, vedevamo, mi ricordo, non so, il commissario di Grey, mi ricordo che io lo facevo notare, dicevo, oh, me la giravo qua, e mia madre è zitto, che non sento quello che dico, perché è importante al pubblico. Era un pubblico molto, molto giustamente naif, cioè accettava tutto, accettava di stare 20 minuti davanti allo schermo con uno scopo, su scritto, ci scusiamo per l'interruzione, la trasmissione prenderà appena possibile. E sotto c'era quella suonata di Bach, come quella della avanti per ore, e andava molto bene, era già un miracolo avere in casa una radio che si vedeva la tele di mare, che sia pure un po' come la scena, un po' la succinosa. E ho voluto ricordare, però sono come di romanzo, sono il romanzo mi permette di essere anche bugiardo, di dire cose non vere, di impastare le storie metà vere e metà false. Invece il romanzo è un libro di Alessandro Comazzi. Un'altra cosa, un saggio, una cosa molto ponderata, molto studiata. No. un invio di fiori fra due torinesi, ma non voglio porvi troppo in mezzo. Però sono accomunate da una cosa, dei due libri, che sono in parte almeno due libri di memoria, perché dentro questo romanzo Gambarotta ha infilato un sacco di suoi ricordi e la Comazzi dentro queste sue recensioni ha infilato anche lei dei ricordi di cui parleremo fra poco. Io volevo un'ultima cosa, tra le sue memorie c'è anche una cosa emozionante, che è l'incontro con un Papa. Tu hai visto un Papa, è una cosa che non tutti possono ricordarsi. Ma non è che lui mi avesse invitato in aula, è il contrario. No, il Papa è Paolo VI. E io ho fatto insieme con lui la crociata a Gerusalemme nel 64-65. Ero l'operatore, ero alla telecamera e durante l'incontro del Papa con Atenago nella delegazione apostolica che è sopra al Monte degli Ulivi, che detto tra parentesi è l'unico luogo santo che ancora chi va lì avendo detto il Vangelo pensa di trovare in qualche modo lì. Tutti i resti sarebbe che non vederlo, insomma, ma siamo per. Ma invece l'orto degli ulivi è ancora suggestivo come uno sul mare. E lì l'incontro è avvenuto alle 21, doveva venire alle 17, perché tutta la giornata è stata, come sempre succede in queste giornate di visite ufficiali, ma quando ci sono accumulati di carro. E noi eravamo molto affannati, perché dovevamo smontare per andare poi nella notte, perché per te, a mettere l'orto del mattino, Paolo VI diceva messo. E nella concitazione dello smontaggio ho dimenticato un obiettivo, la scatola dell'obiettivo per terra in una sala dove c'era stato l'incontro di Paolo VI e Atenago I, il patriarca di Costantinopoli. Tutti e due erano già abbastanza anziani, erano mille anni che non si vedevano la famiglia e non si ricordavano più per cosa avevano ricordato. Hanno cercato di dire Marco,
E io tra l'altro ho sentito anche quello che si diceva, perché era rimasto acceso il microfono durante il ricordo. L'ho giurato per loro, è mio. In francese. Uno francese molto elegante, perché facevo così grande, però non si capiva benissimo. E che a un certo punto, al momento di partire dal Reggio, si fa l'appello, si fa l'inventario di tutto quello che è stato caricato, ma c'è l'obiettivo della telecamera. Allora il capo tecnico si gira, che ero l'ultimo assunto della squadra, naturalmente. Vado per entrare, entro in questa sala per recuperare il nostro obiettivo, tocca spostare la tenda e vedo di là, sento parlare, e la sposto leggermente, avevano trattato un tavolo come questo, messo una tovaglia bianca, sua santità era seduta al centro del tavolo, con una scuola gli stava servendo delle cucchiaiate, delle mescolate, dei risotti. Era giallo, quindi ne ho detto che era sotto la mia testa. È già lì. E ho detto, tra me e sua santità, se lei aggiungerà me, non c'è più scuso, ma sotto me dovrebbe già la presa, cioè dire, è la vicina di viaggio, devi mangiare i piatti del posto, chiaro, che non si ripeta più, però l'ho detto per me. Però ho pensato, se adesso esco, sbuco dalla tenda, questo povero è tutto il giorno lo spatacchio di qua e di là, diviene focolone, e lo aspetto. E finisce, finirà sto benedetto risolto. Se non che, essendo fuori campo, il mio capo, Remo Caneva, dice, quel disgraziato di una parola, dove si caccia? Se non salta fuori, per 10 minuti, andiamo via, lo lasciamo, mi lasciate qui. Con un papa, la papa italiana, siamo paura, grazie. Io, allora, a questo punto, per questo coraggio, ho spostato la tenda, e lui era risolto. La forchetta metale e lo dia alza gli occhi di qua. Anche e io dico, è santità, lo zoom, mi faccio segno, mi chino, prendo il spazio e faccio, e esco, non so come fare, esco in retromarcia, ho visto che fare qualche figlio e c'è la malattia assoluta. Faccio il solo, faccio 2 chini e me ne vado. Detto vuol favorire, io ho saltato il braccio, quindi magari 2 cucchiaiate di sotto. E lui era detto, non ha detto niente. Quando era proprio, è vero, l'hanno fatto bene a fare un salto, perché un altro avrebbe tirato su tanti di quei cristi, di quelle madonne, capisci? Invece la faccia di uno che ne aveva visti in tutti i colori, come te lo spattevano nel Giordano, quando è andato veniva il Giordano, l'hanno spattacchiato di qua e di là. Se proprio, io proprio ho letto negli occhi, signore, cosa mi deve ancora succedere in questa giornata, signore? E è andato. E io, così, è stato un bel incontro, poi non ci siamo mai più visti, ma ho pazienza. Giorgio Fatto, cioè, avevo raccontato a me delle finezze straordinarie, quando, perché era un uomo, era un grande intellettuale, era raccontato la non cercata, era uno studioso di maritere, papa qualsiasi, era uno proprio, e lui mi dice, per quello che deve fare, e poi non era popolare, non era, no, era, e quando veniva una chiamata per parlare dal balcone di Piazza San Pietro, no? Veniva il suo segretario, Manchi, il signor Manchi, e la santità, no, il signor Sud, vabbè. Andiamo a fare il culo, dice. Perché questo già lo fa diventare un santo. È molto sottovalutato, scusate, tutto quello che diciamo adesso non c'entra niente, ma è molto sottovalutato per le umane vite, si dice quello che ha proibito la pillola. Non è vero che il Papa che ha proibito la pillola, è il Papa, se leggete bene le umane vite non ne importa niente naturalmente, ma se lo leggete scoprite che il primo che ha detto che l'atto coniugale poteva essere separato per qualche periodo dalla riproduzione e quindi ha liberato tante donne cristiane, tante donne osservanti dall'obbligo poi di riprodursi motivamente. E questo non è stato sottolineato, l'hanno visto, non è risultato simpatico, tanto è vero che hanno fatto santi Roncalli e Voltigo e per adesso è beato. È beato e chissà se poi diventerà comodato. Hanno fatto santo Pio IX. Dimenticate quello che diceva lui prima su questo episodio
solo. Non so chi è che ha rotto questa tradizione, forse il Papa Pontino è stato il primo a invitare qualcuno a parlare, perché il Papa non poteva anche parlare a Cagli, dovevano andare da solo, e magari era anche un motivo di infelicità, non vedo perché, è una regola quasi disumana, è tutto che sia stato interrotto. Ma quando si montavano le riprese, ancora con gli odici, nei giardini Vaticani, i tecnici Rai, e lui il Papa passeggiava nel avevano l'ordine, quando arrivava il Papa, di girarsi dall'altra parte, guardare, di andare la schiena al Papa. Il Papa non doveva vedere. Poi invece Papa Roncalli, il Papa Roncalli addirittura entrava nel mio pullman, sia pure essendo bello grosso, non so se riusciva a entrare, ma si faceva spiegare tutto. Quindi è stato un cambio epocale dal punto di vista. È stata una bella stagione, è stata la stagione aurea della televisione anche. Lui l'ha vissuta proprio da giovane, è stato bello. La grandezza di Bernabei, veramente come era il suo, perché ha cominciato a comandare, a regnare nel 60 e regna ancora adesso attraverso i figli che hanno la luce, tutti quegli sceneggiati che vedete Don Matteo li ha fatti lui praticamente. Tutti i preti suoi che ha reso appetibile, ha reso spettacolare la religione, come solo gli americani sono riusciti a fare per un periodo però più breve, non so perché dico tanto bene di lui, io non lo conosco davvero per carità. E a questo punto passiamo a un'altra autobiografia mascherata, che è quella di Alessandra Comazzi, che ha scritto questo libro, La TV che mi piace. La TV che mi piace è anche la fotografia della Comazzi sotto me. E sono gli ultimi 30 anni di televisione che lei ha vissuto come testimone oculare, un po' davanti al televisore, come tutti i critici televisivi, ma anche dietro le quinte. Quindi ci sono gustosi come si fa la televisione in Italia e dei programmi che a lei piacciono, ma dissimulati, fusi con questo, ci sono gli episodi della sua vita. Adesso ve ne racconterò uno solo che resterà l'invidia di tutte le signore presenti. Alessandra Comazzi è stata una delle poche donne al mondo e sicuramente l'unica in Italia che ha avuto una domanda di matrimonio che è stata fatta sul tetto dell'Empire State Building. Perché non sembrava veramente vero che ci fosse questa radio con le immagini.
Claudio Giffara era tutto sorvegliatissimo. Quindi siamo passati dalla figura di quel monopolio, quella diretta con Mano Ferre da Bernabei e adesso ai figli che fanno gli sceneggiati di Santi di Credo Suor, tutte le Bibbie sono prodotte dalla Mosbibbia. Purtroppo le due americane. Infatti sono un po' la parte questo
dove arriva nel 1970, in piena era della Rai, l'allora piuttosto onnipotente, dice sempre che ci siamo, direttore generale della Rai. Professionalità e controllo, proprio per occuparsi di film. Poi toccherà la fiction, quando, qua siamo negli anni 80, terminato il monopolio, la Rai ha bisogno di acquistare nuovi prodotti dall'estero, soprattutto dagli Stati Uniti. E allora, formalmente impeccabile, e lui di questo se ne occupava molto.